Allora, video veloce perché sta iniziando a piovere. Siamo qui a Tezze sul Brenta, dove qualche settimana fa, come vedi, il tutto è stato dilaniato dalla grandine. In questo video lo faremo a più step. Ti faccio vedere in questa prima parte il danno, poi ti parlerò insieme anche a Michele, che è l'esecutore, e a Nai. Sono i tecnici installatori, in questo caso hanno aderito al protocollo e vanno a rimuovere tutto. Poi che cosa si farà, Michele? Andremo a ricontrollare le vasche, se sono in buone condizioni, se no provvediamo alla sostituzione, e con impianti di nuova generazione, pannelli da 435 watt. Ok. È vero che in questi contesti non è mai piacevole un danno di questo tipo, però qua viene in aiuto anche l'assicurazione, giusto? Sì. Ok, quindi si è fatto un primo sopralluogo, una prima perizia, un preventivo approfondito, e come vedi, a parte un modulo che verrà comunque sostituito anche quello, tutto quanto verrà rifatto. La cosa buona, a quel tempo la guaina c'era anche una parziale, perché come vedi c'era aggregata, sì, e poi c'erano anche i coppi che andavano in rifiniture, che sono già stati levati. E quando scendono bombe di questo tipo non c'è garanzia di produttore o di prodotto che possa tenere, ma l'unica cosa che devi fare è assicurarti molto bene. Esperienze che hai avuto anche in questi giorni, Michele? Stiamo passando tutto il territorio, perché purtroppo il danno è stato grande, l'agente atmosferico ha fatto molti danni qui in zona, quindi siamo... Se puoi vedere anche le varie case. Ah sì, case dove sopra vedi ammaccate, oppure come in quel caso là, tutte quante con dei nylon di protezione. Adesso scendiamo perché la pioggia inizia a battere. Però quando dicono che i pannelli solari sono garantiti contro la grandine, fino a certe dimensioni, certe misure sì, ma l'assicurazione la devi assolutamente fare, perché questo diventa un investimento per la tua famiglia e anche un investimento economico. Ok, scendiamo. I vari step che ti farò vedere saranno la rimozione completa dei moduli, staffaggi, nuova ricopertura e poi posizionamento dei nuovi moduli potenziati. Da sopra al tetto, visto che ancora piove, volevamo andare sopra per farti vedere proprio la rimozione dei due moduli, però approfitto di questo momento per farti parlare direttamente con Moreno, che è il padrone di casa. Grazie Moreno. Buonasera. Con lui essenzialmente volevo toccare un po' di punti che ti possono interessare a te, che hai già un impianto fotovoltaico, e se invece non ce l'hai, quanto sia importante affidarti a aziende specializzate che poi riescono a dare consigli anche a distanza di anni. Allora Moreno, due parole sul tuo impianto fotovoltaico. Quanti anni fa l'hai fatto? L'ho fatto nel 2011. Mi raccontavi prima che sei nel conto energia. Conto energia, secondo conto energia. Fino adesso il GSE si è comportato bene? Benissimo, ogni due mesi mi arrivano i soldi in conto corrente. Poi io, siccome vendo la corrente che non adopero, ogni 22 di giugno di ogni anno viene fatto il conguaglio dell'anno prima, e quindi mi arrivano altri soldi. Quanti kilowatt avevi nel tetto come potenza? Nel tetto ho, no. Sì, ho distrutti, me lo distrutti però adesso 9,350 kg. Ok, e qui rispondiamo anche a una domanda, ovvero se in caso di sostituzione, quando si è incentivato quel conto energia, si può effettuare un cambio di questo tipo. La risposta è sì. L'unica cosa, si utilizzeranno dei moduli un po' più potenti, quindi ci saranno meno moduli, la potenza sarà leggermente più grande in conformità delle regole vigenti. Lo consigli come investimento l'impianto fotovoltaico? E se sì, a che condizioni? Io lo consiglio, a me da tanto. Non pensavo, ma attualmente io sono contentissimo di aver fatto questo investimento e cerco anche di tutelarlo. Bravo, questa era un'altra domanda, visto che in diversi avete risposto anche al video dove avevamo postato dell'aiuto per i non assicurati. Quanto importante è tutelare il proprio investimento? Bisogna tutelarsi, perché oggi come oggi non si sa mai gli imprevisti, a livello sia di tenerlo che lavori bene, perché io una volta all'anno lo faccio lavare, che mi costa dai 150 ai 200 euro, non di più, e poi sono assicurato, l'ho fatto assicurare per il totale, anche se sono passati già 10 anni, 11, per il totale dell'investimento che ho fatto. Quindi adesso, con quello che mi è capitato, io sono tranquillo, perché me lo mettono a nuovo senza spendere soldi. È giusto. Quindi mi raccomando, adesso noi non vendiamo polizze assicurative, assolutamente no, ma questi video servono proprio per aumentare un po' la cultura e la conoscenza.
Moreno per quasi 11 anni ha pagato ogni anno un'assicurazione che uno potrebbe dire soldi buttati via per 10 anni, ma poi arriva l'undicesimo anno e per fortuna, ecco. Anche perché è irrisoria l'assicurazione che si paga per il mio impianto, si parla di 200 euro all'anno, non si parla di 1000-1500, e quindi si possono pagare quei soldi. Bene, allora io ti saluto, vediamo se il tempo un po' migliora, se no nei prossimi giorni ti farò vedere altre esecuzioni di questo lavoro. Ringrazio tanto Moreno. Grazie. Grazie a lei. E anche la moglie che ci sta sentendo ma non partecipa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.